aumentano, per l'esattezza raddoppiano le richieste di aiuto al 1522, il numero telefonico antiviolenza e stalking. Negli ultimi due giorni, dopo che si è appreso della tragica morte di Giulia Cecchettin, uccisa barbaramente dall'ex fidanzato, le telefonate sono aumentate in maniera vertiginosa, 500 contatti in un solo giorno, decine ogni ora. Un picco che di solito raggiungiamo in questa settimana, che è la settimana contro la violenza alle donne, perché i media parlano molto di più di questo fenomeno e c'è maggiore attenzione. Dopo l'omicidio di Giulia però tutto ciò si è intensificato, perché le ragazze chiedono consiglio, chiedono un confronto alle operatrici esperte di Differenza Donna su quello che stanno vivendo, per essere sicure e non sottovalutare i segnali delle loro relazioni. Oltre alle telefonate di ragazze o donne che si sentono in pericolo, negli ultimi giorni sono dunque cresciute le segnalazioni fatte dalle adolescenti che si rivedono nella storia di Giulia. Ma sono soprattutto i genitori, in particolare le mamme, che negli ultimi giorni compongono il numero di telefono 1522. Hanno paura per le loro figlie, temono che sottovalutare quei piccoli segnali che loro vedono possa portare al peggio. Al cuore delle telefonate c'è sempre la sensazione che la figlia sia in pericolo e la frustrazione di un genitore che non sa come intervenire.